trovato degli equilibri, ma questo è anche normale quando una squadra cambia molto, cambia guida tecnica, quindi niente, sappiamo benissimo che sarà una partita complicata, però in questo momento devo essere onesto, dobbiamo guardare più a noi perché noi stiamo cercando di venire fuori da una situazione non facile, stiamo cercando di trovare sempre di più delle certezze in campo e quindi il nostro sguardo è rivolto all'avversario con grande rispetto e grande attenzione perché sarà una partita molto difficile, ma nello stesso tempo siamo molto concentrati su quello che noi dobbiamo fare sulla nostra prestazione. In tanti risultati, ma la cosa principale è che la vittoria ha dato morale non tanto per la vittoria in se stessa, ma per come è arrivata. Quindi la squadra ha cercato di portare qualcosa in campo di suo, lo ha fatto molto bene contro un avversario non facile, un avversario che sicuramente aveva qualcosa in più dal punto di vista così della conoscenza, perché insomma, è più tempo che lavorano insieme, che sanno. L'allenatore ha dato una sua fisionomia alla squadra, una sua filosofia di gioco e noi abbiamo fatto una partita ottima. Quindi il valore di quel risultato sta proprio nella prestazione, secondo me, ed è quello che noi dobbiamo perseguire, quello che noi dobbiamo cercare di trovare. E attraverso una prestazione importante, una prestazione in cui la squadra trovi sempre di più delle certezze attraverso il gioco che ci può aiutare sicuramente a trovare e a migliorare la nostra classifica, che è la cosa principale da portare avanti in parallelo con l'incremento di positività, di riuscire a giocare, ad avere il pallino del gioco, ad avere il predominio. Gestire la palla, avere noi più la palla dell'avversario, questa è la cosa che noi in questo momento stiamo cercando di fare. Clayton ha fatto una bella settimana di lavoro, sta sempre meglio, il giocatore ha recuperato completamente dall'infortunio. Per quanto riguarda Ravanelli, sì, ha avuto solo un virus intestinale, quindi il ragazzo è già due allenamenti che si allena con noi. Quindi è recuperato in pieno. Per quanto riguarda Francesco Deli è piccolo, hanno avuto entrambi una piccola ricaduta, quindi non saranno convocabili. E adesso devo un pochettino fare delle valutazioni su Gustafsson. Il giocatore ha avuto un po' di affaticamento questa settimana, ora ha fatto qualche allenamento differenziato. E adesso sono arrivato di corsa dal campo, sono venuto qui, volevo parlare un attimino con il giocatore, con il medico e fare un po' il punto della situazione. No, io sono favorevole perché tutto ciò che aiuta la tecnologia a supporto del calcio è solo migliorativa. La cosa importante è vado dietro un pochettino a quello che sia un supporto, ecco. Non deve essere il VAR, deve essere un supporto per l'arbitro. Se quello strumento si ferma a questo è un valore aggiunto, se lo strumento va al di là di questa situazione poi può diventare un problema, però secondo me è d'aiuto. Grazie. Sì, hai 3 punti, ma bisogna guardare, ripeto, quello che ho detto prima, a andare a fare una prestazione importante di coraggio, di voglia, di convinzione. Troviamo un avversario complicato perché è un avversario che ha trovato come ho detto prima, ha trovato delle certezze, no? E quindi è chiaro che ha anche dalla sua il grande entusiasmo. Perché quando fai insomma 4 partite, 3 vittorie poi fatte con le squadre con cui ha vinto il Pescara, quindi mi sembra Pisa, Benevento e Empoli, sicuro questo ti danno una grande convinzione, però ripeto,
Questo lo sappiamo, l'avversario, la cosa importante è che noi dobbiamo portare in questo stadio, in questa gara, in questa partita, contro questa squadra, un atteggiamento giusto, ma io non sono convinto che la squadra non sbaglia la prestazione. Io vorrei quasi levarla perché è una partita che, insomma, è arrivata in un momento sbagliato, pesantiti forse di testa, di gambe, di tante situazioni, quindi è stata veramente una brutta prestazione. No, questo dato che insomma siamo una, credo, se non mi sbaglio, la terza squadra per tiri in porta, questo lo dice molto sull'atteggiamento, ma io voglio che ci sia questo atteggiamento perché se si tira in porta vuol dire che hai la palla, hai soluzioni per arrivare là. Dobbiamo migliorare, ve l'avevo già detto, nella conclusione, dobbiamo migliorare nella pulizia dell'ultima scelta, sia nel passaggio sia nel pensiero. Troppo spesso sporchiamo una bella azione, una transizione, una ripartenza, una gestione della palla proprio sull'ultimo passaggio, sull'ultima scelta, e ci dobbiamo lavorare, sta un po' nella qualità, ma sta anche nella serenità, perché poi una testa serena, una testa convinta, una testa libera ti porta poi anche a scegliere bene, a non essere, a guardare magari lo spazio dove deve entrare il pallone, non abbassare la testa nella fretta o nel timore. Quindi qua, se noi lasciamo tutto quello che ci tiene un pochettino appesantiti, ma andiamo nell'entusiasmo, nella voglia, nella determinazione, a testa alta, secondo me si trova un grande vantaggio ed è quello che stiamo cercando. Ovviamente non voglio parlare di uomini perché è vero che il centrocampo ha funzionato bene, ha fatto bene, ma semplicemente perché abbiamo lavorato molto in verticale. Il 3-5-2 tendenzialmente a volte ti porta ad allargare molto, andare sui quinti, a rallentare un'azione. Quando in questa categoria rallenti l'azione, sei molto un po' ci metti molto tempo, no? Le squadre vanno sotto palla. Quando devi attaccare una squadra sotto palla, lo ha dimostrato il Frosinone, che siamo stati quasi costantemente nella loro metà campo, diventa difficile far gol. Quello che mi è piaciuto della squadra è che è stata veloce, veloce nelle giocate, veloce nel ripartire, veloce nel muovere il pallone. Questa velocità, questa squadra la può avere con questi interpreti, ma anche con gli altri. È un pensiero che deve un pochino cambiare. Non deve essere di portare la palla sull'ampiezza per poi fare un'azione lenta, ma l'ampiezza la dobbiamo sfruttare per un cambio fronte, ma poi dobbiamo andare là. E qui, per andare là dobbiamo giocare in verticale. Ripeto, oramai nel calcio non ci deve essere più casa trasferta. È un pensiero perché se no non si vedrebbe le squadre che appena fanno gol si chiudono dietro e appena subiscono gol attaccano. Cosa cambia? Il fatto numerico del vantaggio e svantaggio. Se tu hai una testa che dici io devo andare a fare la partita quando l'avversario non lo consente, bisogna correre tutti insieme, avanti e indietro, ma principalmente avere una testa per andare ad attaccare. Quindi delle idee di gioco, stiamo cercando di metterle dentro. I ragazzi, come vi ho sempre detto, mi danno grande disponibilità e quindi i risultati ci aiutano a crescere velocemente perché ci danno convinzione in quello che facciamo. Quindi abbiamo bisogno di quello, ma per raggiungere quello occorre una grande prestazione e dobbiamo andare a centrare questo. Nel momento la squadra lo deve interpretare, secondo me, nella maniera giusta, non è nel sistema, magari poi ci potremmo avere anche dello spazio per cambiare, ma in questo momento è necessario che la squadra trovi in questa soluzione il cambio di atteggiamento mentale, di essere volitiva nel voler gestire la palla, nel voler gestire la partita. Ripeto, ci sono anche gli avversari, quindi non è che siamo soli in campo, ma avere questo pensiero più prevalente rispetto a subirla. Ecco. Quindi in questo momento, anche se dobbiamo avere la forza, ma questo gruppo ce l'ha,
lasciare un attimo da parte, no, quello che può essere il percorso fino adesso, quindi anche un po' la classifica e tutto, ma concentrarsi sulla prestazione, sull'andare a fare una prestazione di voglia, di coraggio, di determinazione, di corsa. Io sono fiducioso. Allora, Mogos è tornato che chiaramente ha faticato dal viaggio. Ieri mi ha chiesto di fare un lavoro defaticante perché si sentiva un pochettino appesantito, ma è normale tra viaggi una cosa o un'altra. Oggi invece si è allenato bene e per quanto riguarda il rientro di Caracciolo è un giocatore importante, quindi lo valuto insieme agli altri. C'è anche stato Luca Ravanelli che ha avuto questo problemino, quindi ora, ma io non vedo l'ora di avere tutti a disposizione e di avere problemi di scelta perché sono dei giocatori che ci possono anche dare delle soluzioni diverse a seconda anche appunto dell'avversario che troviamo, quindi insomma sono in attesa di Piccolo che rientri, lo stesso Deli, insomma, quindi sono giocatori che ci possono dare qualche soluzione in più.